Si è già detto nelle precedenti conversazioni che l'attività amministrativa non si esprime in un unico atto, ma in una serie di atti collegati tra di loro. Esempio, concorso per un pubblico impiego. Gli atti necessari per lo svolgimento di questo concorso costituiscono un procedimento amministrativo e si parte dal bando fino alla proclamazione dei risultati. Ma pensiamo anche agli atti relativi ad un appalto amministrativo che va dal bando fino al momento conclusivo in cui si stabilisce chi è il soggetto che ha vinto questo appalto. Tutti questi atti procedimentali formano il procedimento amministrativo. Ne abbiamo già parlato in questa sede, sto ripetendo alcuni concetti già svolti, ma conviene adesso fare alcuni approfondimenti, perché la materia del procedimento amministrativo, pur non essendo poetica, è certamente importante. Il procedimento ha determinate fasi che sono importanti per vedere lo svolgimento poi dell'attività amministrativa. Abbiamo una fase di iniziativa che comprende tutti gli atti che iniziano il procedimento, una fase istruttoria che comprende tutti gli atti rivolti a raccogliere e valutare i vari aspetti, ad esempio pareri, perizie, la fase dispositiva, come dice la parola stessa, l'atto che dispone, che stabilisce, e infine una fase di controllo, che comprende gli atti rivolti a valutare la legittimità o il merito, cioè l'opportunità, di ciò che è stato disposto. Questa suddivisione non è rigida, è una classificazione fatta dalla dottrina, a cui si potrebbe aggiungere anche la fase della modificazione e della comunicazione. In ogni modo, questo fa vedere come questo procedimento amministrativo anch'esso viene separato in varie parti. Il punto che dobbiamo esaminare è che questi aspetti del procedimento amministrativo sono stati disciplinati anche nel passato, per molto tempo, ma in modo frammentario. Cioè, anche nel passato vi erano una serie di atti che dovevano essere collegati fra di loro, ma non c'è mai stata la possibilità o la stessa tensione giuridica e morale di raccogliere in una legge tutti questi problemi. Soltanto nel 1990 è pubblicata, approvata e poi pubblicata la legge 241 sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti, recentemente modificata. Bisogna dire che è una delle più importanti leggi in materia amministrativa. Essa non disciplina soltanto le varie fasi del procedimento, ma costituisce proprio la base, la nervatura, la spina dorsale dell'attività della pubblica amministrazione e che dà attuazione all'articolo 97 della Costituzione. È una legge di principio che condiziona le successive leggi dello Stato. Si potrebbe dire che è forse la più importante legge del diritto amministrativo, che prevede tutta una serie anche di principi. È una legge che stabilisce questi punti nodali di particolare importanza. Naturalmente, bisogna anche tener conto che i principi dell'attività amministrativa sono stabiliti in questa legge negli articoli 1 fino a 3, ma i corollari che si derivano sono molto più numerosi. E perché in via riassuntiva possiamo vedere quali sono i principi basilari dell'attività amministrativa. Li enuncio un po' rapidamente, ma per darne un'idea abbastanza compiuta. Vi è il principio della legittimità. L'atto amministrativo e l'attività amministrativa non deve essere soltanto legittima, essa deve perseguire i fini determinati dalla legge e specialmente deve essere retta, cioè sorretta, sostenuta
da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità. Insomma, in altre parole, l'attività amministrativa deve essere espressione del buon andamento dell'amministrazione pubblica. E quindi il contenuto del provvedimento amministrativo, dell'atto amministrativo, non deve avere soltanto degli aspetti in negativo, cioè non deve essere illegittimo, non deve essere diseconomico, eccetera, ma deve avere questi elementi positivi, anche perché insomma, l'amministrazione pubblica non costituisce una casta, come qualcuno ha detto, è un insieme di organismi, di soggetti e di uffici al servizio del cittadino. E tutta l'attività amministrativa deve quindi essere basata sugli aspetti positivi di economicità, di buon funzionamento e di trasparenza. Qualcuno potrebbe obiettare, ma qui siamo nel regno dell'utopia, perché la realtà, almeno del nostro paese, è molto più amara. Ci sono casi di sperpero di pubblico denaro, di cattivo funzionamento e di opacità. Rispondo, è vero, però gli obiettivi a cui bisogna dare adito e gli obiettivi che bisogna perseguire sono questi. E tutto questo fa vedere anche un perfezionamento, un miglioramento rispetto alla pubblica amministrazione del passato, fino dal 1800 in poi, dove veramente l'amministrazione del 1800 in tante cose aveva come controparte non dei cittadini ma dei sudditi. E quindi l'amministrazione aveva anche uno strapotere. Tutto questo viene cambiato, si cerca di cambiare proprio in riferimento a questa importante legge. C'è un obbligo, per esempio, che non c'era nel 1800-1900, divieto di aggravare il procedimento. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento rendendo più gravoso il suo rapporto con il cittadino. Non vi può essere una forma di procedimento o processo kafkiano dove il protagonista subisce queste cose di cui non sa neanche la ragione. La pubblica amministrazione non soltanto, come vedremo, deve motivare, ma ha il dovere di concludere il procedimento entro un termine fissato. Se l'amministrazione non provvede a determinarlo, esso deve concluderlo entro 30 giorni. Si vede che anche sotto questo profilo, questa legge ha, per così dire, tagliato le unghie a certe forme di prevaricazione che nel passato, 1800, e in parte del 1900, aveva ancora la pubblica amministrazione. Ma l'aspetto forse più rivoluzionario che c'è stato è quello della motivazione dell'atto amministrativo. Come abbiamo già detto, e come però è opportuno qui ripetere, ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione è quindi un elemento costitutivo oggi dell'atto amministrativo e, aggiungo, non può consistere in una formula di rito. Motivazione per motivi di servizio. Questa non è una motivazione. La motivazione è composta da tre elementi. Presupposti di fatto, secondo le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, terzo le risultanze, cioè i risultati dell'istruttoria. Naturalmente questo vale per gli atti amministrativi, la motivazione non è necessaria per gli atti normativi, cioè le leggi, o per gli atti a carattere generale, esempio piano regolatore, e non richiedono motivazione gli atti certificativi, l'abbiamo già detto, certificato di nascita, o anche quei casi in cui il giudizio, la valutazione è espressa mediante l'indicazione numerica, votazione di un esame scolastico, purché vi sia indicato quello che è il parametro a cui il numero, sufficiente o insufficiente, corrisponde.
quando le ragioni del provvedimento risultano da un altro atto dell'amministrazione richiamato nella decisione stessa, l'amministrazione deve indicare gli atti, come correggo, deve indicare gli estremi dell'atto richiamato e, se richiesta, deve rilasciarne copia. Quindi, ripeto, quando vi sono le ragioni di un provvedimento risultano da un altro atto della pubblica amministrazione richiamato nel provvedimento stesso, l'amministrazione deve indicare gli estremi dell'atto richiamato e, se richiesta, deve rilasciare copia. Quindi è un aspetto della trasparenza che deve essere costante nell'attività della pubblica amministrazione. Abbiamo poi un altro aspetto che non esisteva assolutamente nel 1800-1900, l'avvio, cioè l'inizio del procedimento, che deve essere comunicato sia all'interessato sia agli altri soggetti interessati al procedimento, e questi ultimi possono prendere conoscenza dell'atto, possono intervenire nel procedimento, possono presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. Tutto questo fa vedere un altro aspetto che nel passato non era neanche pensabile: diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nella legge 241 questo è delineato con disposizioni di principio negli articoli 22 e seguenti. Il diritto di accesso, che ha la finalità di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, di favorire l'imparzialità, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Questa è stata veramente un cambiamento. Si usa dire il termine copernicano per rammentare il cambiamento che vi è stato dopo le scoperte di Copernico sulla posizione del Sole e della Terra. Ma in realtà questo cambiamento è notevole, perché la pubblica amministrazione per molto tempo, e anche per tanti anni del 1900, aveva come regola questo postulato, il segreto d'ufficio. Certe cose non dovevano e non potevano essere comunicate ai sudditi, e quindi l'impiegato che trasgrediva questo segreto era colpito da una sanzione. E quindi invece la legge prevede, definisce il documento amministrativo in modo ampio, ogni tipo di atto formato dalla pubblica amministrazione. E poi questo diritto di accesso è molto ampio. Naturalmente c'è un aspetto che rimane sempre segreto. Possono essere i segreti che riguardano la sicurezza della difesa nazionale, le relazioni internazionali, la politica monetaria e valutaria, alcune cose per l'ordine pubblico e la prevenzione e la repressione della criminalità, la riservatezza di terzi, eccetera. Però sono delle isole queste, perché la regola generale è l'accesso ai documenti amministrativi. Oltre alla legge vi sono poi altre disposizioni che però stabiliscono questo aspetto, che il privato può chiedere di accedere. E abbiamo vari tipi di accesso, lo accenno brevemente. Questa è una parte di carattere tecnico, l'accesso cosiddetto informale, senza nessuna formalità, si esercita mediante richiesta anche verbale all'ufficio competente. La richiesta è esaminata subito, senza formalità, ed è accolta mediante l'esibizione del documento, oppure rifiutata. Abbiamo poi l'accesso formale, che anch'esso è disciplinato dalla legge e che stabilisce che bisogna fare una richiesta formale motivata e l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta di tale richiesta. L'accoglimento della richiesta contiene l'indicazione della sede presso cui rivolgersi, del periodo di tempo non inferiore a 15 giorni,
per visionare o aver copia dei documenti. La domanda di accesso può essere rifiutata o limitata, eccetera, eppure trascorsi 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. Però di fronte a questo rifiuto, se il rifiuto non è sorretto da ragioni di carattere giuridiche, è possibile entro 30 giorni ricorrere a un giudice, al Tribunale Amministrativo Regionale. Il Tribunale decide anch'esso entro 30 giorni. Contro la decisione del Tribunale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato. Insomma, si vede anche qui come questa materia, che un tempo era regolata rigidamente dal segreto d'ufficio, adesso prevede la possibilità di questo accesso ai documenti. Certo, ci sono anche qua delle regole, anche delle complicazioni, possibilità del ricorso, possibilità di andare in appello, però questo fa vedere come è la pubblica amministrazione che si è cambiata. È stata istituita presso la Presidenza del Consiglio la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, che vigila affinché sia attuato il principio della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione. Insomma, quello che un tempo era il segreto d'ufficio, direi in molta parte, è caduto. Bisogna poi tenere presente che questo problema dell'accesso ai documenti, la legge lo prevede in considerazione della pubblica amministrazione, però bisogna anche tenere presente che il problema è complesso, in quanto l'accesso ad un determinato documento può violare determinati aspetti di un'altra persona. E quindi, specialmente per quanto riguarda i cosiddetti dati personali, dati sensibili, problemi che si riferiscono, per esempio, alle opinioni religiose, alle tendenze sessuali, alle opinioni politiche, e insomma su tutte queste cose il diritto di accesso ai documenti deve essere bilanciato con la tutela anche dei terzi. E su tutti questi problemi e quesiti è intervenuto un altro organo, il garante sui dati personali, che ha stabilito su determinati problemi che gli sono stati sottoposti ed è intervenuto con delle determinazioni che sostanzialmente sono quasi delle decisioni giurisdizionali. Però questo garante è un organo della pubblica amministrazione, non è un giudice. Ma dal punto di vista del rilievo che queste determinazioni hanno avuto, si vede che hanno inciso profondamente non solo nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, non suddito, ma anche nella stessa struttura della pubblica amministrazione. Vi è da dire, per concludere questo aspetto, che se dovesse tornare in vita un impiegato, un funzionario del 1800 e vedendo queste cose resterebbe quasi sbalordito, perché sarebbe una pubblica amministrazione completamente diversa da quella che lui aveva conosciuto e in cui era vissuto.